c'ho paura, ma che cosa? Sì, c'ho paura. Maestra, maestra. Dai, dai, cammina. Dai, cammina. Permessico, permessico. Buongiorno. 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 Pierino. Seduti, seduti. Pierino, allora ci vediamo. Oh, insistia, non ce voglio, Anna, c'ho paura. Cosa c'è? Che succede? No, no, niente, stavamo parlando della gita dell'aereo, sì. Io ho paura. Ma no, Pierino, non deve aver paura di morire. No. Sta tutto scritto nel libro del destino. Quando una cosa deve succedere, succede. Può essere a casa, in treno, in macchina, ovunque. Sta tutto scritto nel libro del destino. Quando giunge la tua ora... Se è giunta l'ora del pilota, io che c'entro? E io ci casco pure. Bambini, silenzio, facciamo l'appello adesso. Allora, segniamo gli assenti e i presenti. Alberini. Presente. Bene, Barbabella. Presente. Cremolese. Presente. Pierino, cos'è stato? Ma io che c'entro, è stato lui. Ma che dici? Fuori! Poi facciamo i conti. Maestra, ma io non l'ho fatto niente. Ci vediamo fuori. Ho detto fuori! Oggi sono molto rigida. E io no. Va bene, lasciamo perdere l'appello, tanto visto che siete tutti quanti presenti. Facciamo una lezione d'educazione civica. Chi mi sa parlare dell'uguaglianza? Io, ce lo so io! Pierino, lascia stare, tanto sarà sicuramente una stupidaggine. No, è come la poesia, abbassati! Sì! E dilla. Ecco, lo dico subito. Dunque, popolo ignorante, state ma sentì. Saranno potenti i principi, saranno potenti i re, ma quando qui si siedono... sono tutti come me! Ha capito qual è l'uguaglianza? Ho capito che in questa classe non posso starci più neanche 5 minuti. Adesso vado in presidenza. Vado a chiamare il maestro Marozzi. Vai, ok. Marozzi! Marozzi! Marozzi!